Buongiorno a tutti, io in realtà più che riprendere i temi proprio mi occupo della parte che è relativa alla responsabilità amministrativa, ma siccome abbiamo il professore Bottino che sicuramente è molto più ferrato di me, io volevo toccare tre punti, cercherò anche di essere abbastanza breve perché insomma dopo un po' di ore l'attenzione cala, anche perché parliamo di un ambito abbastanza particolare, quello della responsabilità amministrativa, un ambito che spaventa ma spesso non si conosce perché è un ambito piuttosto ristretto, e forse ridurre oggi l'interesse della Corte dei Conti per l'attività negoziale all'area della responsabilità amministrativa direi che è riduttivo perché c'è proprio un cambio di cultura giuridica, un cambio che è dettato da riforme costituzionali, non semplicemente perché un giorno ci si sveglia e l'attività della Corte dei Conti diventa di primo rilievo. Anzi, direi che forse il profilo della responsabilità amministrativa con riferimento all'attività negoziale, a mio modesto avviso, è forse regressivo ormai, è di secondario interesse. Specialmente io avevo capito che qui oggi erano soprattutto i destinatari operatori negli ambiti, anche ecco, architetti, ingegneri, che operassero con gli enti locali. So che ci sono diversi avvocati, però diciamo è un argomento di interesse che riguarda anche gli avvocati per l'aspetto che riguarda forse più che altro l'attività anche di pareri e consulenze con questi enti. E qual è? Che in realtà l'agire della pubblica amministrazione, dire che ormai è improntato al buon andamento e all'imparzialità, è dire metà della verità, perché nel 2012 il Parlamento con legge costituzionale ha modificato l'articolo 97, anzi il primo comma dell'articolo 97 dal 2014 dice tutt'altro, che l'agire in modo imparziale e buon andamento è slittato nei commi dell'articolo 27. Il primo comma dice: l'agire della pubblica amministrazione in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea deve assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Quindi io direi che quello che c'è a monte dell'agire dell'amministrazione, che è governato da norme di diritto pubblico, non è solo quello che noi tendenzialmente ricordiamo come il codice dei contratti, ma sono tutte quelle norme di finanza pubblica che conformano l'agire della pubblica amministrazione a monte e che sono principi di rilevanza costituzionale, cioè la pubblica amministrazione può porre essere atti negoziali nel momento in cui sono finanziariamente sostenibili, altrimenti viola uno dei principi fondamentali della Costituzione. E quindi anzi, mi permetto di dire che forse le regole più stringenti che regolano proprio l'agire, l'attività negoziale dei soggetti riguardano proprio la profili. Posso disturbarvi un attimo della comunicazione di servizio? Perché si è bloccato il parcheggio qua dietro dove c'è il bar. Se potete, chi ha parcheggiato dietro, spostare la macchina, abbiamo aperto il cancello. Avete sentito tutti? Sì, perché va bene. Allora, proseguiamo, sì. Prego. E quindi ecco, i principi che governano l'agire della pubblica amministrazione a livello di Costituzione, oltre a quello appunto che abbiamo già detto del buon andamento e imparzialità, sono proprio delle regole di finanza pubblica. A monte ci deve essere, perché poi tutta l'attività negoziale a monte ha anche una sostenibilità finanziaria che trova la sua rappresentazione nei bilanci, che tra l'altro sono stati armonizzati con la DL Greto Legislativo 118 del 2011, e che è quello dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci, la sostenibilità del debito e addirittura una regola molto stringente che dice che si possono si può ricorrere a indebitamento e quindi concludere contratti di finanziamento solo per spese di investimento. Delle norme quindi proprio di precettive, non solo programmatiche, a livello di Costituzione, che riguardano proprio la sostenibilità finanziaria dell'agire della pubblica amministrazione, che molto spesso ha la sua maggiore estrinsecazione nell'appunto porre in essere un'attività negoziale. Ora devo dire, questo è più un discorso di carattere sistematico, ora mi concentrerò su questo profilo delle norme di finanza pubblica che regolano l'attività contrattuale
della pubblica amministrazione, poi farò un'introduzione su quello che sarà la responsabilità amministrativa e mi soffermerò solo proprio alla fine, che forse questo interesserà più gli avvocati presenti, su quali sono quando il pubblico ministero contabile può avviare la sua attività di indagine. Per quanto riguarda il primo blocco su cui mi volevo soffermare, devo dire, non è che c'è molto a livello di studi di diritto amministrativo di questa materia, perché poi purtroppo la contabilità pubblica è ancora considerata un'area del diritto amministrativo, però diciamo è un argomento che è interessato anche, abbiamo fatto un corso insieme ai magistrati contabili, ai magistrati ordinati, e mi era stato dato proprio questo compito, cioè di fare una ricognizione di quali sono le norme di finanza pubblica a monte dell'agire della pubblica amministrazione. A livello esemplificativo, ma naturalmente come tutte le classificazioni di carattere sistematico hanno poi delle falle, io ho individuato tre modi di intervenire del legislatore in materia di finanza pubblica che ha dei risvolti sull'attività negoziale. Delle volte introduce dei vincoli di finanza pubblica in maniera un po', diciamo, grossolana, introducendo i famosi tetti di spesa, quelli che poi sono stati alla base della cosiddetta spending review. Quindi è chiaro che se introducendo dei tetti di spesa con del riferimento a delle tipologie di spesa, penso alle spese per le consulenze, alle spese per le sponsorizzazioni, alle spese per rappresentanza, alle spese soprattutto in materia di personale, quindi tutto quello che è azione contrattuale che trova la sua termine finale nella conclusione di un contratto con il personale, contratto di lavoro, e pone dei vincoli di finanza in senso stretto. Sapete tutti come a un certo punto quel periodo di Monti, anzi in realtà già prima col DL 7810, già in realtà con la finanziaria per il 2005 si era iniziato, praticamente i legislatori nelle leggi finanziarie che sono diventate leggi di stabilità, oggi legge di bilancio, molto spesso dice: le amministrazioni che rientrano nell'elenco, famoso elenco Istat, sul quale sindaca la Corte dei Conti chi ci sta e chi non ci sta dentro l'elenco Istat, devono rispettare determinati tetti di spesa, e ogni anno ne troviamo un po' diversi. Sono costituzionalmente ritenuti legittimi, conformi alla Costituzione, nel momento in cui il legislatore, in realtà il problema si è posto per le autonomie territoriali, cioè poi la legge dello Stato imporre agli enti locali per esempio di non spendere più di un tot in materia di consulenza, dici quell'anno ho bisogno di spendere, invece ho bisogno di un parere per buttare giù un edificio storico, devo rivolgermi a un urbanista, come faccio? È un'interpretazione costituzionalmente orientata di tutti questi vincoli di spesa, è stato detto in realtà l'importante è che tu raggiungi quel risparmio di spesa in termini di voci di bilancio, anche le puoi quindi compensare tra loro, altrimenti sarebbe incostituzionalmente legittimo, perché lesivo delle autonomie territoriali, andare a incidere puntualmente su un vincolo di spesa, che significa semplicemente andare a agire sull'autonomia negoziale di quell'ente, perché se io non posso spendere, non ho risorse, non posso fare un impegno di bilancio e quindi non posso concludere un contratto, o perlomeno posso concludere, ma chi lo fa senza procedere prima un impegno si deve fare il segno della croce, perché poi è chiaro che derivano tutte le varie responsabilità. Però in realtà quando si parla di vincoli di finanza pubblica, è per questo che ormai la Corte dei Conti nelle funzioni di controllo, dove io ormai sto da 9 anni, pur venendo dalla giurisdizione ordinaria, all'inizio c'ero andata di malavoglia, invece ritengo che siano il futuro della Corte dei Conti, le funzioni e in realtà i vincoli di finanza pubblica non sono solo vincoli che pongono dei tetti di spesa, i vincoli di finanza pubblica molto spesso dettano delle regole procedimentali, e qui c'è questo superamento. Le regole che sono a monte, che governano la scelta della pubblica amministrazione per arrivare poi alla fase finale, quella del individuare il contraente per quelle che sono le regole di evidenza pubblica, ormai dire che sono quelle contenute nel codice dei contratti è riduttivo. Vi faccio un esempio, per esempio in materia di acquisti di beni immobili, ora abbiamo dei vincoli procedimentali ben precisi che vengono indicati al legislatore, poi dopo un attimo ci torniamo, e quindi il comune che intende, adesso per semplificare ma non solo il comune, acquistare un bene immobile
non deve, a prescindere dalle normative che riguardano i contratti attivi, deve sapere che ci sono dei vincoli finanziari introdotti dal DL 95-2012. Poi andiamo a vedere. Un'altra questione è che sono delle regole procedimentali che sono a base dell'agire, della conclusione di attività negoziale, sono le regole sugli acquisti telematici. Anzi, sappiamo benissimo che ormai costituiscono responsabilità erariale non procedere con le regole che riguardano le modalità e i luoghi dove si deve procedere per l'acquisto di determinati beni. Quindi abbiamo questo aspetto, questo diciamo blocco che disciplina proprio l'attività procedimentale che c'è a monte per la conclusione di un negozio di diritto privato, quindi un atto, in questo caso l'acquisto sul MEPA, l'acquisto su Consip, oppure l'acquisto di un bene immobile o anche un diritto reale che non sia immobiliare, che non sia necessariamente un proprio l'acquisto del bene. Sì. Poi abbiamo delle materie particolarmente sensibili dove il legislatore si è accanito, dove ha agito su entrambi i profili, sia imponendo proprio dei vincoli finanziari, quelli famosi tetti di spesa, sia andando a irrigimentare, a regolare, disciplinare in maniera più pregnante sempre la determinazione a monte. Diciamo adesso è un po' passato di moda, ma tutto quello che attiene alle esternalizzazioni delle attività che riguardano, non stiamo parlando dei servizi, ma tutte quelle che diciamo che mastica la materia, quelle che sono riconducibili alle collaborazioni autonome dell'articolo 7 del testo unico del pubblico impiego, hanno avuto degli interventi diciamo dalla finanziaria del 2005 in poi ripetuti. Abbiamo prima è stato introdotto il limite, in realtà riguardava solo le studi di consulenza incarichi di studi di consulenza e di ricerca, scusate, quell'altro che riguardava il tetto di spesa. Poi è stato introdotto con la finanziaria del 2008, è legittimo l'affidamento solo se a monte c'è un regolamento dell'amministrazione territoriale che ha adottato, e qui una nozione un po' più ampia, un regolamento che disciplina tutti gli affidamenti delle collaborazioni autonome, quindi non i concetti di consulenze, incarichi studio e ricerca in senso stretto. E poi abbiamo proprio, sono stati introdotti degli ulteriori vincoli di spesa che riguardano proprio con dei paletti di carattere sostanzialistico, e quindi la riforma dell'articolo 7 che indica quali sono i casi in cui si può procedere all'esternalizzazione, quindi acquisire una professionalità all'esterno. E su questo, quando si violano questi paletti, devo dire che la Corte dei Conti ce ne sono tante di sentenze di responsabilità, perché poi è chiaro, la responsabilità amministrativa è proprio dove diciamo è la foce di questo fiume, perché alla base ci sono tutte delle regole che governano l'agire in pubblica amministrazione, quindi ci dicono quali sono le regole di condotta che il dipendente, che ha un rapporto di servizio diciamo con l'amministrazione, deve seguire. Tra queste regole di condotta ci sono queste regole di finanza pubblica. Ora anche qui, giusto per fare una panoramica completa, il legislatore ha inteso di particolare rilevanza alcuni vincoli di finanza pubblica, tanto da affiancarli a delle nullità virtuali sul piano nelle testuali sul piano della violazione. Come ho detto prima, se si viola l'articolo 119 del comma 6, quindi si conclude un contratto di finanziamento che il ricorso all'indebitamento, però come vi ho detto principalmente la conclusione di un contratto di finanziamento, in violazione per finanziare una spesa che non è di investimento, il contratto è nullo, in automatico parte la responsabilità erariale in questi casi, e ve lo posso dire che è proprio quasi ex se. Piccolo inciso, giusto per capire la portata, attenzione, spesa di investimento è un concetto più riduttivo di spesa in conto capitale, perché spesa in conto capitale può avere ad oggetto anche delle spese per beni a fecondità ripetuta. Invece quando si parla di investimento vuol dire che si vanno a fare delle spese per implementare il patrimonio, per proprio incrementare il valore attivo del patrimonio del bene. Faccio un esempio: va bene indebitarsi per costruire una strada, non va bene indebitarsi per comprare una fotocopiatrice, che è vero che è una spesa in conto capitale perché si userà per più anni, ma non è una spesa investimento in senso stretto, nell'eccezione che ci ha dato poi una legge del 2003 che ha indicato proprio in maniera
ha enumerato quali sono le tipologie di negozio che, se concluse, sono in violazione appunto del, per, se finanziate con un indebitamento, violano la norma e quindi determinano la nullità del contratto. Un'altra nullità che è regalata, legata a un'attività negoziale testuale, è quella sulla conclusione delle contratti di assicurazione per copertura di responsabilità per, diciamo, colpa grave. Perché i dipendenti pubblici che pongono a carico del datore di lavoro, quindi amministrazione pubblica, il premio assicurativo per coprirsi in caso di colpa grave, commettono un illecito erariale, perché è chiaro che quello è una responsabilità che deve gravare su di loro. Non parlo del dolo perché non esistono assicurazioni che coprono il dolo, però ecco, il discrimine è la colpa grave, perché sapete che rimane in capo all'amministrazione solo la responsabilità nascente da colpa lieve del soggetto incardinato nel rapporto di servizio pubblico, con un rapporto di servizio con l'amministrazione. Poi abbiamo, ora non vi richiamo, è la finanziaria per il 2007, la numero 296, l'articolo 1,449, poi l'articolo 11,6 del DL 98-11, che sono quelle che vi ho detto prima, queste in violazione delle norme sull'approvvigionamento. Quando si ricorre a queste norme in senza ricorrere agli strumenti telematici, che sono degli strumenti, la normativa che c'è a monte dice, oltre a quelle garantire la trasparenza, proprio quello di garantire una razionalizzazione della spesa per gli acquisti che riguardano soprattutto beni di uso corrente. Tant'è vero che, vabbè, su questo devo dire, anche le università ce li mandano, quando si decide di acquistare fuori contratti Consip, fuori contratti mercati, il MEPA, devono mandare la comunicazione alla Corte dei Conti, questa volta intesa come sezione di controllo, ai fini di un controllo sull'attività di gestione. Devo dire, ci si fa ben poco con queste comunicazioni, non hanno una particolare, sono state sì oggetto di una pronuncia sezioni riunite, ma non mi soffermo su questo. Volevo ricordare che su questo si è pronunciato il Consiglio di Stato, ve lo dico perché a memoria non riesco a andare, su questa è una sentenza del 2015 che proprio in un obiter dictum ha ribadito che l'amministrazione sanitaria non può fare altro che utilizzare per l'acquisto di beni e servizi oggetto della Convenzione COSIP gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa COSIP, e poi c'è l'inciso altrimenti in violazione di queste norme il contratto è nullo. Quindi obiter dictum, anche il Consiglio di Stato dice, quando si pone una violazione di tipo, di carattere in questo caso proprio procedimentale, abbiamo una sanzione, una nullità tipizzata. E poi un'altra ipotesi, questa è un'ipotesi un po' particolare, abbiamo che sono nulli tutti quei negozi posti in essere per violare e eludere il patto di stabilità interno, che tutti sapete adesso è il saldo di competenza finanziaria alla luce dei nuovi principi contabili. Tutti quegli atti che tendenzialmente quindi determinano quei negozi in collegamenti negoziali, perché l'elusione tendenzialmente avviene con degli strumenti dei collegamenti negoziali, una violazione indiretta di una norma di legge, e molto spesso l'escamotage è l'utilizzo delle società partecipate, degli enti, per esempio classico che mi era capitato nella provincia di Pavia, un comune che praticamente aveva creato questa società partecipata che di fatto l'aveva fatta indebitare, gli pagava, gli ristornava con delle fatture per lavori che in realtà non faceva poi nemmeno la società, che a sua volta le riappaltava a terzi, e soltanto per non far ricadere, in questo caso era le norme sull'indebitamento, oppure per far slittare i pagamenti, che erano pagamenti all'epoca col patto di stabilità interno valeva la cassa per i pagamenti negli investimenti, e quindi avrebbero determinato uno sforamento del patto di stabilità. Attraverso questo escamotage si viola un vincolo di finanza pubblica e quindi in teoria i negozi che sono sottesi a questo triangolo dovrebbero essere considerati nulli. Mi dispiace, perché poi queste norme non hanno attuazione, perché se pensate sono norme, insomma, abbastanza cogenti, importanti, non hanno attuazione, perché poi chi dichiara la nullità di questi negozi giuridici a valle di una violazione di una norma di finanza pubblica. Questo poi conclude. Poi, diciamo, queste sono quelle tutte regole di finanza pubblica che governano l'agire della pubblica amministrazione, che sono al quale è combinata la violazione, una nullità. Poi è stata mia briga di rifare una ricostruzione di carattere sistematico per capire
se in realtà quando si viola una norma di finanza pubblica, visto che indubbiamente abbiamo visto come la sostenibilità finanziaria è un principio costituzionale, potremmo ritenere che sia in presenza di una norma imperativa di legge e quindi dire che comunque il negozio giuridico che c'è a valle è un negozio nullo per una nullità virtuale, cioè per la violazione della norma imperativa di legge. Qui in realtà dobbiamo rifarci all'insegnamento della Corte, delle Sezioni Unite, della Corte di Cassazione in materia di strumenti finanziari, che hanno delle norma, è una, ormai quando studio, è una decisione del 2007, quindi molto risalente, che dice: attenzione, non è sufficiente per avere un negozio nullo violare una norma imperativa, perché senz'altro le norme di finanza pubblica e se sono norme imperative. Perché sì, sono destinate comunque alla generalità di tutti, comunque c'è il dovere di rispettarle, hanno natura cogente, e poi quello detto prima, hanno comunque un fondamento di carattere costituzionale. Per avere una nullità del negozio a valle dovremmo andare a vedere se va a incidere sulla struttura del contratto stesso, oppure la Cassazione, per esempio, mi sembra l'aveva dichiarato con riferimento ai casi in cui c'hanno in circonvenzione di incapace, quando, e quindi si viola una norma di diritto penale, dice in questi casi comunque il contratto è nullo, perché praticamente si va a violare un divieto. Allora da qui ho detto sicuramente sono nulli quei contratti che violano dei divieti, e dei divieti ne abbiamo negoziali in materia contrattuale, dei divieti derivanti dalla norma di finanza pubblica. Beh, il primo divieto è quello per tutti quegli enti che violano il patto di stabilità interno, quello che appunto io continuo a chiamarlo patto di stabilità interno perché è nel gergo comune, dovrei essere ogni volta a dire il saldo di competenza finanziaria in base ai nuovi principi armonizzati, diciamo il patto di stabilità interno. Sapete che l'anno successivo gli enti territoriali che hanno violato il patto di stabilità interno, a parte tutta la disciplina che riguarda i vincoli in materia di spesa personale, le cose, comunque non possono mai concludere ricorrere all'indebitamento. Quindi a mio avviso, qui anche qui non abbiamo decisioni, poi vi dico il perché. Un ente che conclude un contratto finanziario, per esempio per una spesa di investimento, ma nell'anno successivo a cui ha violato un patto, lo conclude quel contratto in violazione di un divieto, quindi in base all'insegnamento del codice civile si dovrebbe ritenere nullo quel contratto. Un'altra ipotesi nulla è il divieto per tutte le amministrazioni inserite nell'elenco Istat di concludere contratti di sponsorizzazione. Qui abbiamo un TAR Cagliari, Sardegna, insomma il 23 settembre 2015, che proprio si è pronunciato su questa nullità. Lì riguardava un contratto, in realtà un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 240, quindi sul quale il giudice amministrativo ha la giurisdizione esclusiva, che riguardava, mi sembra, la regione Sardegna e una società sua dovevano sponsorizzare, mi sembra, proprio le magliette della squadra di calcio e per portare il logo della Sardegna avrebbero dovuto la regione corrispondeva dei soldi. Il commissario, che era adesso non mi ricordo il soggetto, era intervenuto, aveva impugnato l'accordo e chiesto la nullità al giudice amministrativo, che ha proprio ritenuto che il contratto e che l'accordo era nullo perché posto in essere in violazione di un divieto, e quindi anche se non c'è una nullità testuale, quando un accordo, la conclusione di un negozio è vietata, il negozio è nullo, quindi con riferimento al divieto di sponsorizzazioni. Poi abbiamo con riferimento invece agli acquisti di beni immobili, io direi invece qui bisognerebbe fare uno spartiacque, ve l'ho richiamata prima, il DL 95 del 2012, in realtà in piena bufera con Monti ci sono stati tagli traocchionati, tra quelle che nel 2013 era vietato agli enti acquistare assolutamente qualsiasi titolo con beni immobili. In quel caso c'era un divieto espresso, e anche lì secondo me se qualche ente ha concluso un contratto in quegli anni lo ha concluso in violazione di una norma imperativa di legge, e quindi probabilmente il contratto è nullo. È chiaro che era una nullità che riguardava un divieto che era di carattere temporale, perché a regime dal 2014 in poi, quello che vi ho detto prima, l'ente che intende acquistare un bene immobile deve fare degli step: innanzitutto acquisire all'Agenzia del Demanio il parere sulla congruità
del valore del bene immobile che intende acquisire, ma soprattutto poi deve adottare una delibera in cui dichiara, in cui rappresenta i motivi sia della indispensabilità del bene e sia dell'indilazionabilità dell'acquisto. L'altro giorno ho depositato una delibera come sezione controllo e quindi poi ho mandato gli atti alla procura, ma lì in realtà non era per questo, che è una cosa diciamo abbastanza venale, riduttiva, ma per una questione che riguardava proprio questa società, ne aveva fatte di tutte. Praticamente la società aveva acquisito beni con finalità commerciali per conto della società adesso e si è indebitata per 3 milioni di euro, stiamo parlando di un comune di 5.000 abitanti, naturalmente adesso la società deve essere sciolta perché non ha i requisiti del testo unico delle società partecipate e quindi cosa hanno deliberato? Il comune ha deliberato di retrocedere come modalità, siccome sa già che quando dovrà attivare il procedimento di liquidazione a società non troverà nessuno che acquista questi beni perché comunque sono dei prezzi folli, retrocede anche perché lui si era esposto verso questi acquisti per pagare il prezzo di questi investimenti immobiliari ha fatto con dei mutui a prima richiesta, quindi la banca naturalmente non ha nessun interesse a chiedere e scutere il patrimonio della società che non ha soldi, ma andrà a chiedergli a prima richiesta al comune, che purtroppo ahimè è ancora c'è il concetto che tanto pantalone paga sempre, bene o male è uno dei pochi alla fine uno. E quindi dice, sai che facciamo? Noi ci accogliamo i mutui e comunque retrocediamo i beni. E attenzione, la prima cosa che gli ho detto, sì, l'operazione in questo caso è vero che è un scioglimento di una società, ma la retrocessione dei beni comunque, a prescindere da tutti i problemi che crea a livello finanziario, che tu probabilmente quantomeno andrai in piano di riequilibrio, comunque potresti anche violare, perché cosa ci fai di beni, di beni immobili destinati a attività commerciali? Quindi comunque violeresti delle regole. Qual è il motivo per cui non abbiamo sentenze che dichiarano la nullità, se non qualche volta quando c'è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo? Semplice, perché chi è che, allora, innanzitutto la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario e a me dispiace, ma lo dico veramente non in maniera critica perché provenendo poi dalla magistratura ordinaria però devo dire da questo punto di vista non c'è molta sensibilità sotto le norme di finanza pubblica che reggono l'agire dell'amministrazione, per esempio anche tutti i vincoli ci sono in materia personale, un giudice del lavoro non ne tiene mai conto, cioè non si pone mai il problema se quell'ente al di là di tutto avesse capacità di assumere o meno quel dipendente in violazione spesso a dei divieti precisi o concludere dei contratti. Purtroppo e naturalmente la Corte dei Conti non ha la giurisdizione sull'atto, non può dichiarare un accertamento. Mi dispiace che la Cassazione una volta si era posto, secondo me questo sarebbe un suggerimento, però è stato cassato già una volta in Cassazione quando erano state nel 2000 e un po' di anni fa, se non ricordo bene, che erano state il pubblico ministero contabile sulla scia della riformulazione dell'articolo 26, legge interpretazione autentica dell'articolo 26 del Regio Decreto che dice che al pubblico ministero spetta la titolarità dell'esercizio di tutte quelle azioni a tutela del credito erariale, si era ritenuto, beh, tra le azioni a tutela del credito erariale io potrei far valere anche l'eventuale validità negoziale, e quindi aveva impugnato davanti al giudice ordinario, quindi il PM contabile era andato davanti al giudice civile per chiedere la determina di nullità di le nomine di direttori generali della RAI. La Cassazione disse che no, il pubblico ministero era, non aveva la possibilità di azionare, perché non era prevista dall'articolo 19 della legge del 94, nella sua interpretazione non era data la possibilità di agire in sede davanti al giudice civile. Devo dire, l'unica... questa decisione è stata criticata non da me, che al prescindere non conto niente, però dal professor Consolo sul Corriere Giuridico, e diceva ma non c'è scritto da nessuna parte che il pubblico ministero è contabile, quindi a me piacerebbe quanto domani ci fosse questa sensibilità e arrivare sempre nell'attività comunque di evitare l'aggravamento di danni, perché per esempio andare subito un PM che erariale che si accorge questa cosa ma chiede subito per esempio la nullità del mutuo davanti al giudice civile sarebbe ottima cosa, perché voi dite lo dovrebbe fare l'amministrazione stessa che ha concluso il contratto, visto che la nullità la può far valere anche il soggetto che ha determinato la nullità, chiunque interesse. Il problema è che quando tu agisci per la nullità chiedi la
il caducamento del contratto all'origine, quindi scattano le ripetizioni. Scattare ripetizioni in un contratto di finanziamento vorrebbe dire che tu devi restituire immediatamente tutto il capitale che hai ricevuto, quindi vorrebbe dire che quel sindaco, che molto spesso subentra un altro al precedente, dovrebbe andare a crearsi un fondo sul bilancio per la restituzione immediata. Quindi è oggettivamente forse non esigibile incarico, perché poi sappiamo che spesso, ecco, gli amministratori hanno anche delle difficoltà. Quindi questo è il motivo per cui molto spesso gli enti non agiscono e non fanno valere questi vizi dei contratti derivanti dalla violazione di norme di finanza pubblica. È chiaro che quando non andiamo a violare per esempio, assolutamente ritengo che non si possa ritenere che se un'amministrazione acquista un bene mobile, non quando c'era il divieto nel 2013, ma negli anni successivi, cioè senza acquisire i pareri congruità dell'Agenzia del Demanio o senza dichiarare quali sono l'indilazionabilità o l'interesse per la necessità di quel bene, in questo caso secondo me rientriamo in quelle violazioni di norme imperative che in base alla Sezione Unita e alla Cassazione 2007 vanno a incidere sul comportamento dell'ente, che non determinano una nullità del negozio ma eventualmente sono fonte di responsabilità in sede di esecuzione del contratto, che erano quello che era la conclusione del giudice civile quando riguardava la violazione delle norme sull'informativa del TUF, e quindi diceva se si viola, anche se è al momento a monte della conclusione del contratto, ma una norma comportamentale che non va a incidere sulla struttura, sull'oggetto del contratto, non possiamo ritenere che poi questo determina una caducazione del contratto. Io non so con i tempi, se forse siamo un po' stretti, io avrei dovuto fare altri due pezzi sull'introduzione della responsabilità amministrativa, ma preferirei forse, visto che già facciamo per lei, professore, poi se c'è di essere. Bene.